Incorrettamente. Allora, bentornati a tutte carcasse putrescite sugli schermi e sulle casse di carcassa, il podcast horror che quando arriva, arriva. Questa sera parleremo di un film che ci è piaciuto un sacco, che come stava dicendo prima Nick nella live che non è partita del tutto, non è esattamente un horror, ma è più una commedia, ma che ha dei momenti gore. Estremamente interessanti, estremamente interessanti. Il genio dietro la macchina da presa in questo caso è Tommy Virkola, non so esattamente la pronuncia, il regista norvegese che stava dietro la macchina da presa su quel doppio film bellissimo che è Dead Snow e Dead Snow 2. Soprattutto il 2 io lo adoro, è bellissimo, capolavoro. È uno dei motivi per cui ho inventato il cinema, secondo me, Dead Snow 2, perché cioè, quando vedi gli zombie nazisti che combattono contro gli zombie comunisti e cioè, ci sono carri armati e tutto il resto, cioè, basta, cioè, un'esperienza catartica. E il film di questa sera è un film assolutamente a tema natalizio. Io sono Jack e qua di fianco a me c'è Nick. Ciao ragazzi, ciao a tutti, preparatevi per la bombetta di fine Natale. Perché appunto questo mese noi abbiamo portato tutti i film al tema natalizio e in particolare abbiamo parlato di Rare Export con Babbo Natale, almeno un particolare tipo di Babbo Natale, Christmas Bloody Christmas, anche lui con un bel Babbo Natale cattivo. Abbiamo parlato anche di I'm Dreaming of a White Doomsday, dove anche lì c'era un Babbo Natale. E per finire, questo anno è questo Natale in bellezza, parleremo di Violent Night. Cosa possiamo Qualcosa. dire? Allora, andiamo dritto al sodo. Dunque, questo film è un film cacciarone, proprio super cacciarone, che mischia un sacco di robe che in teoria tra di loro non dovrebbero funzionare, perché mischia la comedy, mischia la parte, diciamo, di non dico drama perché è un po' forte, però insomma la parte di drammi familiari con parenti stronzi, nipoti teste di cazzo, sorelle di merda e chi più ne mette, poi ci infila Babbo Natale contro armate armate di cattivi e Babbo Natale che spacca il culo a tutti. Potrebbe essere un film degli anni 80 di Jean-Claude Van, no, di Steven Seagal. Jean-Claude Van Damme già era qua, potrebbe esserci Steven Già l'ha Seagal, signor. pettinato, Jean-Claude Van Damme, cioè era proprio una cosa ignorante. Esatto. Allora, sì. E il risultato è un film grezzo, costantemente in crescendo, dove non si capisce un cazzo, che come dicevamo nella live mai nata tira fuori delle robe fighissime che sembrano prese da Mortal Kombat o che potrebbero essere infilate in Mortal Kombat, perché nel suo non essere un film serio c'è un crescente di robe, c'è un crescendo di violenza veramente 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 gustosa. C'è più o meno tutto quello che volete vedere: braccia tagliate, denti tolti, chiodi, gente massacrata a colpi di palle da bullying nei genitali maschili e femminili, gente inchiodata, gente fatta a pezzi con le lame, gente tritata nello spazzaneve, cioè praticamente. Madonna, sì. Ci sono più o meno tutto quel cazzo che voi potete pensare che possa succedere, più o meno succede. Mancano i raggi laser. E poi posso dire una roba che io una roba che avevo letto su Christmas Bloody Christmas è che era appunto un film poco natalizio per essere un film di Natale horror. Perché di fatto le uccisioni erano tutte fatte con ste cazzo di ascia, con qualche fucile, vabbè. Ma grosso modo era quello. Qua invece c'è tutto il repertorio di Natale. Cioè, avete presente i tormentoni dell'estate che vi dicono appunto dell'ombrellone, la spiaggia e le cose. Ecco, Natale è un po' la stessa cosa, no? C'è il panettone, c'è l'albero, c'è. In questo film non c'è il panettone del Pandoro perché ovviamente si sta parlando di un film diretto da un norvegese e prodotto in America. Però
c'è tutto quello che voi potete chiedere al Natale, pure i pattini del ghiaccio. Io giuro, c'è anche le decorazioni dell'albero diventano un'arma letale, cioè con una delle decisioni più belle del film, il camino stesso, le calze di Natale, cioè io quella scena, cioè, ero contentissimo. Sì, tendenzialmente se fate una lista delle cose di Natale, lista dei buoni e dei cattivi Babbo Natale c'è, le renne ci sono, il sacco c'è, l'albero di Natale c'è, le luci di Natale ci sono, la stella di Natale, minchia se c'è, i pattini, come diceva Jack, c'è, ci sono, c'è lo schettino, ci sono le stalattiti natalizie, ci sono le cene di Natale insopportabili, le ghirlande, ci sono le ghirlande, ci sono le luci, cioè praticamente c'è la magia del Natale, ragazzi. Perché in questo film si parla anche di speranza, della vera magia del Natale. Di amore. Di amore come se fosse una cazzo di teen comedy. Però poi ti butta dentro il gore ultraviolento che dici, dici che bella la vita, che bella la vita in questo modo. Sì, anche perché questo film ha un gore estremamente fisico. Cioè, in questo film voi vedrete un sacco di arti mutilate in maniera orribile, un sacco di gente presa a martellate, quindi rotule che partono, gambe tranciate, teste sfondate, gente imbottita. Non so se ti ricordi quella scena dove c'è Babbo Natale che fa, questa la devo proprio vedere. C'ha veramente delle morti. Per chi non ci sta guardando in diretta e non vedrà il video si può perdere la mia faccia, però tendenzialmente un punto di vista di morti, secondo me qua, questo film qua è come se avessero dato il via libera a un bambino di 5 anni, perché ha quella cattiveria infantile, però è fatto bene. Cioè, allora, anche lì non prendiamolo come un film buttato là a cazzo di cane, l'azione è proprio diretta bene, che non è una cosa facile di reggere un film d'azione. Questo è un film d'azione principalmente, è un po' comedy, un po' film d'azione, molto gore, di Natale, e cazzo, l'azione è diretta veramente molto bene, cioè si capisce bene quello che sta succedendo in ogni scena, la scenografia stessa dei combattimenti è resa molto molto bene, gli stessi personaggi che partecipano sono ben rappresentati, ognuno con un suo diverso approccio al combattimento, c'è quello che fa più l'artista marziale, c'è quello che va più di forza bruta, cioè cazzo, è fatta bene, come è un'azione veramente fatta bene, sembra davvero un film, è un film d'azione fatto veramente con le contropalle di Natale. Sì, che poi si autopiglia per il culo da solo, perché, per dire, c'è proprio un pezzo dove il cattivone, perché adesso poi vi raccontiamo anche la trama, ma dove il cattivone dice, riferito a Babbo Natale, adesso vi spieghiamo che cazzo succede, dice, questo sarà un coglione che è troppo appassionato di film d'azione anni 80. E in effetti questo sembra la versione natalizia di Commando per certe cose, eh? E allora la storia è questa. Allora, noi abbiamo Babbo Natale che ormai è disilluso da questi bambini che chiedono sempre videogiochi, cose nuove, cose che poi si disinteressano subito dopo pochissimo, perché sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, o chiedono direttamente i soldi addirittura, perché poi se lo scelgono loro quello che vogliono. E quindi anche lui ormai ha perso un po' questa magia del Natale, e durante questa appunto la magica notte di Natale si attarda in questa villa fantastica, meravigliosa, appunto, in cui si trova questa famiglia dove ci sono delle meccaniche esattamente che non funzionano molto correttamente, comunque è una famiglia molto ricca e benestante, e si attarda appunto a mangiare questi biscotti fatti in casa e a sorseggiare del whisky, forse, adesso non mi ricordo, e pre-guerra, e
E rimane coinvolto in questo assalto armato da parte di questa banda di rapinatori che vuole portare a casa un bottino che sembrerebbe essere nel caveau di questa villa, che è isolata da tutto e da tutti. Però appunto tra gli ostaggi di questa situazione c'è anche la bambina protagonista del film, che chiede aiuto appunto a Babbo Natale, e Babbo Natale controlla la sua lista, la trova nella lista dei buoni, vede che è proprio una brava bambina che crede nel Natale, crede nella bontà, a quel punto decide di entrare in azione per risolvere la situazione a modo suo, visto che a quanto pare tutti quelli della banda dei ladri sono sulla sua lista dei cattivi. Tra l'altro, così, due piccoli particolari. Babbo Natale arriva in questa casa che è ciocco sfatto, perché si è tipo bevuto il bar, e la scena iniziale ha questa bellissima fine dell'incipit con Babbo Natale sulla renna che sbocca in testa la barista. E, piccola parentesi, il nostro cazzo di Babbo Natale in realtà è praticamente un ex vichingo barra forse pure un berserker, perché da come ne parla non c'ha il gonnellino, il berserker, ma l'aria è un po' è quella lì. Visto che si vede il nostro Nikomund armato del suo bellissimo Skull Crusher, che è un cazzo di martellone, ragazzi. Cioè io già quando si è tolta la giacca, quella classica giacca rossa di Babbo Natale, è rimasto tipo a petto nudo con tutti i tatuaggi vichinghi sotto. Io ero già lì in estasi, ho detto: Madonna, che bellezza, che roba fantastica sto guardando. Sì, anche perché sto film diventa. Allora, sto film è fondamentalmente, come dicevamo all'inizio, un po' una commedia, ma diventa, andando più avanti, sempre, sempre più splatter, e diventa sempre di più il viaggio dell'eroe per salvare, diciamo, il sogno di Natale di questa bambina in mezzo a dei bambini stronzi e disillusi. Cazzo, sai che hai detto Viaggio dell'eroe? Adesso lo sto ragionando. Cazzo, sia un Viaggio dell'eroe sto film. Sai perché? Madonna. Hashtag blessed. Madonna. E anche, ma tutti quanti, allora, tutti quanti i personaggi protagonisti fanno il loro Viaggio dell'eroe, chi più chi meno, ma anche lui stesso effettivamente, anche la morte rinasce, cioè, c'è tutto! Madonna, è il miracolo del Natale questo film. Allora, no, io gli ho voluto. Guarda che comunque, se tu togli riferimenti alla vita, come si può dire, cioè diciamo al momento storico presente, e lo ambienti al tempo dei vichinghi, questo film è una cazzo di storia vichinga. C'è il villaggio attaccato dai cattivi, la donzella da salvare e l'eroe che però agisce non perché si vuole inchiumare la donzella come in tre quarti dell'Europa, ma per il suo cazzo di codice. Sì. No, ma è una bomba. E, tra l'altro, il film in sé mi ricorda a livello proprio di idea. Non so se tu te lo ricordi quel film, anche film di Natale, ovviamente, SOS Fantasmi. Ti ricordi che c'era un trailer che facevano vedere dove c'era tipo i terroristi che assaltavano la casa di Babbo Natale, c'erano gli elfi che prendevano i fucili. Ecco, a me ha ricordato troppo quella roba lì. Cioè, io mi sono detto, secondo me è come se avessero fatto il film di quella scena, di quel trailer lì. Quasi. Però al posto di esserci il tizio che arrivava e salvava la situazione, è Babbo Natale stesso l'eroe. Cioè, è fighissimo. Madonna. Sì, praticamente la trama è questa, ragazzi, non è che la stiamo girando troppo, cioè nel senso che veramente tutta la storia poi ruota un po' intorno a sta roba qua, che detto così sembra una minchiata. Però in realtà, cioè, sto film cazzo gira, per quanto sia un film cacciarone in crescendo, però gira, e tra l'altro
Posso dire una cosa? Anche diciamo, i comprimari di Babbo Natale, piccola parentesi, Babbo Natale lo fa l'attore che faceva lo sceriffo in Stranger Things, Hopper, no? Mi sembra che si chiami, Sì, giusto? Hopper. Lui si chiamava David Harbour. Che qua fa una parte della Madonna, secondo me fa veramente una Sì. parte della Madonna. Però minchia, cioè, anche i comprimari, togliendo la famiglia altamente disfunzionale, con la madre che è una stronza, la sorella che è un paraculo, il nipote che è una testa di minchia galattica, il fidanzato della sorella che Che è un coglione. è... Ma... che è veramente un personaggio che fa schifo al cazzo. Che è praticamente Johnny Cage, ma più stupido, cioè è più Sì. incapace soprattutto. Però Sì. cioè io quando l'ho visto ho detto, ecco, lui è Johnny Cage. Ma sai che comunque secondo me, allora, siccome sto film poi c'ha anche delle citazioni abbastanza pregiate, tipo lui quando salta che fa parkour è preso da The Office. Quando ho detto parkour, ho detto no. Ah, ma che cazzo gli vuoi dire? Però secondo me, cioè lui secondo me è davvero Johnny Cage, eh. Cioè, il personaggio è quello lì, attore. Comunque è pieno di minchiate questo film, anche quando si introduce che lui fa... Eh no, perché io sono famoso in Asia, almeno una parte dell'Asia. E la sorella del protagonista che fa... Beh, in questa parte dell'Asia siamo andati e... Insomma, in questa parte dell'Asia non potevamo andare neanche nei ristoranti perché la gente ci fermava. Cioè, questo film qua è un'adorabile minchiata costantemente in crescendo. Stupendo, io ho riso come un coglione. Ciao Big Video Games, io gli ho voluto un sacco bene e ribadisco, cioè, perché è una puttanatona, ma non è una puttanatona buttata là, è fatta bene, l'umorismo funziona, l'azione c'è tantissima è diretta bene, le interpretazioni ci sono tutte, al di là di appunto David Harbour che è superlativo. Ma anche Scrooge, adesso vi becco chi è che è John Leguizamo, come si pronuncia, che è quello che aveva fatto anche Carlitos Way. Lo mettono sempre a fare la faccia, c'è cioè un po' la faccia da schiaffi, lo mettono sempre a fare la faccia il cattivo, no? E la maggior parte delle volte, quello che ha fatto Luigi nel film di Super Nel Mario, film quello di con la Super Mario, televisione. sì. Nel live action, per intenderci, e infatti vederlo, lui è proprio un caratterista di quelli proprio che quando lo vedi dice, minchia, lui l'ho già visto, e in effetti l'hai visto tipo in 3.000 film, e qua anche lui, cioè sono tutti bravi, cazzo, anche la bambina è bravissima, La quindi mia fa io... parte, cioè, allora posso dire che di solito su Carcassa noi portiamo sempre dei bambini rompicoglioni. Anche qua c'è un adolescente rompicoglioni che è Sì. veramente insopportabile, ma la bambina fa parte della Madonna. Che poi Tutta la parte di anche citazione. l'adolescente insopportabile, però anche lui ha i suoi momenti di gloria, eh? Sì. Perché quando dice la scena fa, ma aspetta, ma se tu adesso spari a uno a caso, magari spari quello che l'unica persona che potrebbe saperla. Cazzo, c'ha ragione. Sì, Io proprio scacco matto. tra l'altro la cosa incredibile è che è proprio vero che anche un orologio rotto segna l'ora giusta 2 volte al giorno, perché questo personaggio praticamente dice cazzate per tutto il film, però è quello che salva la situazione. Cioè è un coglione completo, ma in quella circostanza lì salva tutti, Sì. che è quello che non ti aspetti. Ognuno in qualche modo diverso, in un momento diverso, comunque brilla, eh? Quindi, Sì, a assolutamente. parte Johnny Cage, Morgan Steele, tra l'altro, è il suo nome, ecco, lo cerca più. Figa, io però fa troppo ridere lui, fa troppo ridere Fantastico. sto coglionazzo. E poi sto cazzo di Babbo Natale, ragazzi miei. Cioè, questo è il... Allora, io l'ho visto in lingua originale e gli ho-ho-ho si sprecano. E a un certo punto c'è un ho-ho-holy shit... Io non ci credevo, ho detto bellissimo. No, 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 io ma allora io allora consiglio di vederlo in inglese. sì.
Io dico, a me spiace non averlo visto, comunque anche con te, Nick, perché per come mi sono divertito quella volta che l'ho visto, abbiamo visto Renfield insieme, secondo me questo era un altro che finiva così. Cioè, noi Sì. due spanciarci sulla sedia, ma davvero. Sì, no. E notizia è che ho visto, cioè, notizia, in realtà è abbastanza risaputo, stanno facendo il 2, stanno facendo seguito. Quindi a me non me ne frega un cazzo, cioè io ho già i biglietti, ho già il posto con scritto il mio nome, 25 dicembre, quel cazzo di anno che sarà, sarò lì. Il No, mio tutto. Natale sarà lì. No, ma sai anche perché? Perché in realtà sto film qua, nonostante sia una cozzaglia di cose strane, cioè funziona, cioè anche la trama, c'è una sua logica, cioè torna tutto alla fine. Al di là del fatto che non solo torna tutto, anche i minimi dettagli comunque servono, tipo il Babbo Natale, quello che se lo tocchi si mette a fare rumore. Tutti i dettagli del cazzo che ti mette lì tornano in un modo o nell'altro girati nel film. E benché la trama sia lineare, in realtà ha dei bei twist durante la strada. Non è neanche così stupida. Si gira, si rivolta. I personaggi hanno. Ti cambiano faccia magari anche diverse volte. Ti aspetti che adesso arrivano quelli della squadra e poi succede una cosa che non ti aspetti. Cazzo, è studiato bene sto film. È No, no, studiato, è ma scritto veramente bene. cioè, come Cioè, film è fatto bene, infatti, davvero ci sono rimasto in mano perché mi aspettavo una vaccata. E in realtà no, cioè l'humor c'è, funziona, è scritto bene, interpretato bene, diretto benissimo. Cioè io davvero, sto film è uno di quei film per cui ho solo belle parole. Guarda, l'unica, ecco, se posso proprio andare a fare le pulci, forse Natale è un po' troppo, Babbo Natale è un po' troppo sboccato per il personaggio che poi risulta essere. Allora, anche lì ti direi di sì, però c'è anche da dire che Però sto Babbo Natale in realtà è sboccato quando parla da solo, perché tutto il pezzo, c'è tutto un dibattito su Hassle, su dove vanno Button, infilate su le dove va infilato cose. il carbone, dove c'è il Babbo Natale che parlando con la bambina a un certo punto fa: "E dai, però sei nella lista dei buoni, che Non devi cazzo dirle gli certe puoi dire?" parole. È vero. C'è tutto, e anche quella roba lì è una minchiata, ma è una gag di 2 minuti che però funziona da Dio. No, fa ridere questo film fa ridere, però io direi per la parte carcassosa, cioè cos'è che dicevamo sulla violenza? Voi immaginatevi una villa gigante, piena zeppa di cattivi e piena zeppa di strumenti natalizi. Non dico neanche dopo, dico proprio strumenti che vengono usati nei modi più creativi per uccidere persone. Qua succede fondamentalmente tutto. La tua morte preferita qua? Direi l'ultima. Allora, vabbè, l'ultima la teniamo. Vabbè, l'ultima è proprio figa, quella Non fotonica. posso dire niente, però lì, ma perché non me l'aspettavo? Lì è stato come quando sono andato a vedere il Godzilla, quello americano, non il primissimo, quello bello, mettiamola così, tra quelli americani, intendo dire. E quando c'è la scena finale di Godzilla che gli spara il raggio atomico in bocca, che gli apre la bocca al mostro, all'altro mostrone, e poi gli spara il raggio atomico in bocca. Io, quando ho visto quella scena che gli prendeva la testa, io mi aspettavo che tipo lo aprisse, no? E invece, cioè, fa quella roba di più di quello che mi aspettavo io, che non è una roba che mi capita spesso vedere nei film, perché io di solito ho un'immaginazione abbastanza fervida, no? E quindi quando vedo una scena di un film, tipicamente è deludente per me, perché io mi aspetto sempre di più. In sto film, quel camino lì era una roba che non mi aspettavo. Quando l'ho visto, ho detto. Sì. Anche perché è gore in una maniera. È proprio splatterissima. Io. Avevo proprio gli occhi che luccicavano. Ho detto, cos'è sta roba? Sì, e poi devo mettere la faccia di Babbo Natale dopo quella scena lì, è impagabile, quando anche lui è stupito da se stesso, che guarda fa. Guarda, vabbè, no, che cazzo ti devo dire?
Però sì, allora, vabbè, a parte la scena del camino, che vi diciamo solo scena del camino, ma non, qualsiasi cosa voi stiate pensando, non vi diciamo subito, No, non no, non ci dovete arrivate. vedere, dovete vederla, dovete vederla. Però diciamo che c'è uno che fa tanto il figo e poi finisce con un chiodo in bocca, e quello è l'inizio della sua morte terribile. Che La mia morte. tra l'altro lui è l'unico che non muore ucciso da tra virgolette, i buoni. Esatto, Lui esatto. è fuoco amico alla fine, cioè orribile, ma fuoco amico. Sì, e secondo me la morte, quella che. Allora, tolto il camino, che quella, vabbè, figa, è proprio soprattutto, non si può dire un cazzo di quella, non si può dire assolutamente niente. Però forse quella che mi è piaciuta di più è quando lega i due tizi Sì, assolutamente. Stavo dicendo, stavo per dire anch'io. E li fa finire mangiati dal tagliatruccioli della legna. Allora, io ti dico, io non è la prima volta che lo vedo in un film, perché l'ho già visto in qualche film, adesso non mi viene, però l'ho già visto, però vedermela così in un film dove c'è Babbo Natale che ammazza le persone e che gli butta il tagliatruccioli col getto di sangue dietro, io non me l'aspettavo, ecco. No, 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 assolutamente. Anche perché non è un film horror. Non è un film horror No. questo, cioè, no. Ho detto, questo non me l'aspettavo. Sì, anche perché c'è da dire una cosa di questo film. Allora, innanzitutto la violenza è in un crescendo costante, cioè dopo la prima morte, via via diventa sempre, sempre, sempre più violento, cioè perché i tizi nel taglialegna, diciamo, sono praticamente la summa di una serie di morti con Babbo Natale che fa il kata con i pattini a lame e fa una strage dopo aver riempito gente di mazzate. Però minchia, è violento di Cristo sto film. Figa. Io quella scena lì della casetta dove gli entro in una casetta e lui comincia a fare il massacro, quella era stata la mia scena preferita dall'inizio alla fine. Cioè, io ero lì, guardavo, ecco, ho detto, il film potrebbe chiudersi qua e io sarei già felicissimo. Cioè, questa roba qua è totale, totale. Cioè, ci saranno tipo quei 5, 3, 5, 10 minuti di sangue e violenza, ma poi ultra, papà, papà, tutte uccisioni diverse. Madonna. Che Sì, che poi così poi non lo voglio dico. fare spoiler. Mi sto trattenendo perché non voglio fare spoiler. Perché anche l'arma con cui comincia, che c'è tutta la storia dietro Madonna, quando compare quell'arma lì, ho detto basta. Cioè, io già qua ho già i brividi, avevo già i brividi. Tra l'altro è super figo anche perché il nostro babbo in questo film piglia una quantità di mazzate. Cioè non è quella roba tipo, perché negli anni 90 già un po' cambiato, no? Però negli anni 80, tipo in Commando, cioè c'era, o Rambo per dire, che c'era lui che si cauterizzava le ferite con la polvere da sparo, eccetera, eccetera. Cioè, qua c'è Babbo Natale che si ricucisce. Minchia, da davvero superuomo. Sì, tra l'altro usano tutte le cose di Natale. Io quella scena, cioè, con la candelina di Natale, cioè, per sterilizzare l'ago, io ho detto no, dai, con le cose, che poi usa cioè, lui si benda con la carta regalo, con le carte da regalo e si fa il fiocco. Ma di cosa, cioè, ma ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Questo è un capolavoro, questo è un cazzo di capolavoro, ragazzi miei. Io Sì, possiamo non ci dire, credevo, è cioè, vi bellissimo. facciamo solo un minimo spoiler. Diciamo che c'è una scena. Allora, la prima scena di combattimento vero è magari un po' timida, che è quella che finisce con una persona che si ritrova un addobbo natalizio dentro un occhio che poi prende fuoco e prende fuoco anche la persona. Quella è l'apertura, quello è il petting che il film fa con noi. Petting, tra l'altro, lieve. Poi c'è una scena di 5 minuti di gente che muore che culminano con una granata nel culo. Questo, vabbè, spoiler, però quella scena lì è eccezionale. Da lì in poi il film sbrocca completamente. Al regista non gliene frega più un cazzo e inizia a fare morire gente. Tra l'altro ci sono delle scene di tortura
Cazzo sì. E qua non si ha paura di osare, eh. Non si ha paura di osare. Si ferma giusto giusto nel non farci vedere un testicolo macellato, che però vi dico, lo fa in un modo talmente che hai già visto della roba, che sei contento che non te lo faccia vedere se sei uomo. Se sei donna, magari diciamo che magari cioè non riesci a visualizzare questa cosa. Ma se sei uomo, l'idea di uno schiaccianoci, i soldatini di Natale al cazzo, con una palla in bocca, è proprio una cosa che ti fa male dentro. Io, infatti. Che comunque anche la scrittura di quella scena, cioè proprio a livello di dialogo, io morivo. No, io non lo tocco, eh. Cioè, ma cosa, adesso hai appena ammazzato di cui dai, adesso fa la pulitana. No, è un'altra cosa questa. Ti ho visto Allora lo faccio io. Oh, meno male. pulire il cervello di uno. Sì, ma che cosa vuol dire? Prendi, mettigli i coglioni lì dentro. No, non lo tocco, ma ti ho appena visto sguazzare in mezzo a pezzi di cervello. Sì, ma non è la stessa cosa. Insomma, qualcuno lo faccia, va bene, lo faccio io. Ma fa culo. Infatti, da un punto di vista Lo di dialoghi. psicopatico e poi arriva Krampus che comunque è un po' nel cuore di tutti noi. Ah, meno male che ci sono gli psicopatici su cui posso sempre contare. Posso dire che comunque Krampus cioè come cattivo è uno di quelli che mi è piaciuto di più? Sì. Ma perché è matto, è coglionissimo, assolutamente. È matto fuori di testa, punto. Sì, anche Ma perché poi poi ecco. i personaggi sono poi tutti, ribadisco, sono tutti ben gestiti, anche se non c'è tutta la storia, tutto. Ah, Scrooge c'è un po' di background in più, il cattivo principale, ma gli altri giusto capisci da come si comportano, come sono fatti, il loro carattere. Sì, e anche lì c'è proprio lo stereotipo dei film d'azione anni 80, c'è la bionda con i capelli ossigenati, il matto tipo quello di scuola di polizia, non mi ricordo come cazzo si chiama, il super soldato, il cattivo cattivissimo che poi a metà film ti spiegano perché è cattivo, però lui è cattivo cattivissimo, vuole assolutamente poi. Quando scopre che Babbo Natale, lui vuole distruggere il Natale perché la sua vita è stata rovinata dal Natale. Il cattivo che non ti aspetti, la cattiva che teoricamente è buona ma fa schifo al cazzo. Cioè, questo film, ragazzi, ha tutto. Ha anche gli stunt con le motociclette, ha anche i coglioni che esplodono a colpi di fucile. Quindi. E c'è anche la scena dell'eroe buono che uccide una di fronte a una bambina e gli dice: chiuditi gli occhi, tappati le orecchie, cioè, ragazzi, questo film c'è pure il bon ton. Sì. Cosa cazzo stiamo parlando? È il miracolo del Natale dei Rolini. Possiamo dire che forse tra gli horror natalizi che abbiamo visto, questo è quello più godibile? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Anche Rare Export, comunque va bene. Questo è molto più caracciarone. Cioè, allora, mentre Rare Export non era così gore, ma era un pochettino più horror, questo è meno horror. Ma è decisamente molto più esplosivo, mettiamola così. E Sì, questo. no, tra l'altro, appunto, cioè, i due film di cui stiamo parlando, uno è finlandese, l'altro, cioè, uno è diretto da un finlandese, l'altro è diretto da un norvegese, per cui sempre da lì si arriva. Sì, è tutta gente che proprio bene bene non sta. Tra l'altro, la cosa che, anche quando ne parlo adesso, la cosa che è difficile spiegare, secondo me, di questo film, è che è un film strampalato. Cioè, è fatto da parti che teoricamente, se ci pensi insieme, non dovrebbe funzionare un cazzo, perché c'ha la parte proprio di commedia leggera, c'ha la parte di famiglia disfunzionale, c'ha la parte coi cattivi stronzi però goffi, però anche super cazzuti, c'ha la parte super violenta, c'ha la parte dell'eroe,
chi cazzo per difendere il suo onore, per difendere il fatto di essere un guerriero, fa tutto. E se tu vedi le linee narrative separate, dici, minchia, sta roba è... c'è una macedonia di robe che non, cioè, che non può stare in piedi. Invece, cazzo, il film sta in piedi di Cristo. E tra l'altro c'ha dei dialoghi della Madonna. Sì, sì. Cioè, che per un film così non te lo aspetteresti minchia mai nella vita. Sì, sì, assolutamente. Ma io sono stato ultra contento di averlo visto, questo film. Perché davvero... diventerà uno dei miei film fissi del Natale, dei prossimi Natali. Penso anch'io, ti dico, penso proprio anch'io, l'ho adorato anche perché era completamente inaspettato, cioè non è un tipo di film che dici, com'è che si può dire, non è un tipo di film che puoi immaginare così. Cioè, nel senso, se tu poi inizi a guardarlo, piglia anche proprio delle derive che tu non ti aspetti, è proprio un film, cioè, strano, è un crescendo di cose, è una roba di cioè, non te lo aspetti. Invece è proprio una sorpresa, e poi una tiraccia, cioè, non ha tempi morti sto film, cazzo. Assolutamente, dura quasi 2 ore ed è tiratissimo, cioè succedono cose, e quando dicevo che appunto anche a livello di storia, sì, raccontata, noi abbiamo raccontato quello che succede è quello, ma come succede è pieno di appunto piccoli twist, capovolgimenti, cose che ti tengono sempre attivo l'attenzione, cambi anche di tempo, cose che succedono, cioè anche location, per cui c'è, non so, il massacro nella casetta, poi c'è la scena claustrofobica, poi c'è l'uno contro uno, cioè il combattimento finale è ultra epico, ma veramente epicissimo, roba da... Sì, sembra Beowulf, sembra Beowulf. Sì, sembra Beowulf, è vero, sembra una roba epica di quel genere lì, cioè proprio... con i due eroi che combattono con le loro armi, si danno mazzate nella neve, è una roba ultra epica, cioè, anche appunto i toni che cambia, cioè, varia tanto e ti tiene sempre attivo l'attenzione. Sì, anche perché questo film che inizia con una rapina, poi finisce con un conflitto di ideali. Sì. Cioè, sembra una minchiata, però non è questo il tipo di film dove tu ti aspetti... cioè, come si può dire, non è questo il tipo di film dove tu ti aspetti che ci possa essere un confronto di principi, cioè invece tu hai un cattivo che vuole assolutamente distruggere il Natale perché è associato a una cosa per cui lui crede che sia la fine del suo mondo, mettiamola così, quindi del suo mondo interiore, perché tutto è partito da così e bla 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 bla, bla. Il buono che alla fine combatte per il suo ideale di essere Babbo Natale, ma non in senso egoistico, cioè lui combatte per regalare dei desideri a dei bambini fondamentalmente. Cioè, è un film, minchia, che è stranissimo. Poi, come dicevi tu, anche i pezzi in cui ci sono dei minimi tempi morti, cioè tipo lui che si cura, te lo mette in un modo in cui comunque c'è la tachicardia, perché sai che i cattivi lo potrebbero scoprire a un momento o all'altro. Lui a un certo punto si nasconde in questa casina e vedi i cattivi fuori che stanno preparando, minchia, l'attacco alla Bastiglia con questi che arrivano, cioè cazzo, è un film, ed è sempre pieno di trovate, sempre pieno di trovate, al di là appunto del fatto che ogni strumento, ogni cliché del Natale diventa uno strumento per terminare la vita, però ogni cosa, cioè davvero ci sono i regali, c'è il sacco da cui escono i regali che viene utilizzato anche quello come arma, per dire, cioè, ma cioè
ogni cosa diventa un'arma. Quindi, wow, cioè, infatti, buona fortuna per fare il sequel, perché cioè, hanno già sparato delle idee fortissime, da qua a crescere dura. No, è Comunque, no. difficile. Mentre parlavi, mi veniva in mente una cosa sui personaggi, perché appunto si parlava di buoni, cattivi. Secondo me, al di là del discorso dell'ideale, in realtà, una cosa di cui parla il film è anche di redenzione. Perché di fatto, Babbo Natale lo dice, io una volta, se avessi avuto la lista allora, sarei stato in cima alla lista dei cattivi. Perché io ero dominato dall'avidità, dal voler, dal desiderio, come adesso lui è disgustato dall'avidità e dice: Oh, guarda, gli altri come sono sempre guidati appunto da queste voglie effimere, però lui stesso era fatto così. E lo sa, e quello che fa lo fa anche per quello, lo fa perché lui deve espiare questa situazione. E infatti, da un certo punto di vista, Scrooge è Babbo Natale. Il Sì. personaggio di Scrooge è un Babbo Natale che non ha che ha deciso di non cambiare. Ha deciso di abbracciare semplicemente quello che mi è successo è colpa di qualcun altro. E allora io al posto di cambiare io, faccio in modo di prendermela con qualcun altro. E in questo caso posso prendermela con Babbo Natale, me la prendo con Babbo Natale. Non cerco di cambiare e di utilizzare quello che ho per cercare di raggiungere la felicità o davvero portare della giustizia al mondo. No, no. Cioè, il mondo è stato ingiusto con me e allora io me la prendo col mondo. Non cerco Senti, di cambiare le cose. E sai a un neanche certo me stesso. punto che cosa anche mi ha ricordato questo film per certi aspetti? Adesso faccio un paragone un po' strano, però per certi aspetti mi ha ricordato History of Violence. Perché, come dicevi tu, questo Babbo Natale Redento è fondamentalmente un ex soldato, probabilmente era un conquistatore lui. Fondamentalmente, poi io la storia di Babbo Natale proprio così tanto nei dettagli non lo so, però l'idea che loro ti danno, perché poi Babbo Natale arriva a San Nicola, ma chissà poi le origini, quelle vere, che cazzo c'era dentro, però ti dà l'idea di essere un conquistatore, no? Quindi anche il distaccamento che lui ha dalla violenza è quasi quello di un monaco che dopo aver fatto un sacco di casini rifugge la sua violenza, perché qua non è un film dove si parla di religione, però si parla di accettazione degli sbagli, si accetta, si parla di altre cose, e l'approccio che lui ha con la violenza cioè è proprio il distaccamento di una persona che tutta quella roba lì l'ha fatta prima degli altri e ne vede poi anche l'inutilità. Cioè, che in un film così del cazzo far passare un messaggio lì non è facile, non è banale. Sì, assolutamente. Poi non so se sono io che ci vedo più di quello che c'è, però secondo me è un film interessante in realtà. No, ma assolutamente. Io sono il primo, anzi, ti dico, secondo me questo film è scritto in maniera molto intelligente. E per essere un film americano, queste cose non te le deve spiegare nel dettaglio. Te la bozza e tu fai il resto, perché alla fine quello che è importante è la vicenda che ti propina senza andare troppo nel dettaglio di quello che è successo Esatto. prima. E qua Però funziona, funziona. anche se col discorso della lista dei buoni e dei cattivi ha dei momenti in cui riesce un po' a spulciare un po', a fare un po' le pulci ai cattivi e raccontare un po' gli altarini che stanno dietro anche ai personaggi cattivi. Sì, fa spezzare. Fa veramente spezzare. Io direi che possiamo anche andare nella fase spoiler. Sì, io direi che da tanto il film in realtà l'abbiamo praticamente spoilerato tutto. Io direi che se andiamo alla fase spoiler possiamo finalmente parlare della scena del caminetto e poi possiamo andare a dormire, perché quella è, secondo me, assolutamente Allora, fotonica.
Allora, ragazzi, allora, il consiglio di Carcassa è di recuperare assolutamente questo film. Se volete stare a ascoltare i dettagli del gore che succede in questo film, perché adesso cominceremo a godere nel raccontarvi queste cose orribili, verremo bannati da qualsiasi canale, rimanete con noi. Altrimenti, se non volete spoiler e il film non l'avete visto, andatevelo a guardare perché, ragazzi, merita mille volte. Per cui, per chi rimane. Allora, partiamo dai pattini, cioè porca di quella puttana, cioè quando fa, tipo, quando ho detto il katà dei pattini, ma cioè l'ultima scena, lui pianta il pattine per il collo al tizio, lo lascia lì e la testa rimane su e il corpo va giù, cioè come hai detto te, se le fatality di Mortal Kombat, ma qua è proprio una sega gli fanno, cioè io ero lì. Allora, io non so se vi ricordate, era uscito un film con Christian Bale che si chiamava Equilibrium. Che aveva il katana della pistola, il gun kata. Esatto. Praticamente questa scena qua è uguale, solo che lui posso avere il gankata ha il katà dei pattini. Ed è una scena che raccontata così sembra una minchiata, ma vista è qualcosa di mamma mia. E poi quella scena lì è martellate a nastro, katà dei pattini, gente lanciata nel tritalegna, perché poi quella scena lì è tutta un unicum. Tutto un unico pezzo, cioè io lì. Lui che esce, tira la martellata all'ultimo che sta scappando, quello che tira fuori la granata, lui che gli infila la granata praticamente tra le chiappe, se ne sta andando, poi dice: cazzo, questa la deve vedere. Si gira per vederlo esplodere così. Mamma. Il bello è che si gira come per dire: no, adesso torna indietro e gliela toglie. Si gira e fa: no, dai, lo devo vedere. No, cazzo. Eccezionale, Allora, cioè. quella scena è una roba atomica. Cioè, tu. Ma poi le martellate, ragazzi, perché qua il punto è che sì, appunto, si scopre che Babbo Natale, in realtà, qualche millennio prima era un vichingo, un conquistatore, un razziatore. E appunto aveva il suo martello che si chiamava Skull Crush, il suo martello preferito si chiamava Skull Crusher. E appunto, mentre lui è assediato da questi tizi che gli vogliono fare il culo, tutti e ormai lui è senza via d'uscita, anche lì, cioè, dal desiderio di rivedere la sua amata che ancora ha l'anello, che rotola l'anello, lui segue l'anello. Picchia contro una cosa di metallo, lui alza lo sguardo ed è una mazzetta da due mani e lui comincia a fare Conan il barbaro con la mazzetta, io ero lì. E poi questi qua entrano e lui comincia a giocare a cricket con le loro arti. Madonna mia, Madonna, che bello, che bello. E tutte le cras, cras, cras. Sulle giunture, sulle teste, Madonna, che Sì, roba. sto film ha un paio di scene di martelli sulle giunture che fanno veramente schifo. Cioè, perché gli effetti speciali sono fatti di Cristo in sto film. Cioè, è super fisico. A parte l'audio che senti proprio il crunch, ma poi lo vedi proprio la rotula che. Sì. Vabbè, prima di andare a dormire possiamo parlare finalmente della scena che fa Del cammino. tutto il film. Che bello. Aspetta, la parte finale la fai tu, faccio solo io la parte iniziale. Allora, Scrooge contro Babbo Natale. Quindi un uomo che è un criminale incallito, super cattivo, che scopre che Babbo Natale aveva già dei fortissimi sospetti, ma poi trova la lista dei cattivi. Lui vede tutti i reati che ha commesso, tutte le cose orribili che ha fatto. E non è che dice minchia che uomo di merda che sono, come tu ti aspetti, perché io in quel momento gli ho detto minchia, adesso vedrai che si convè. Il cazzo, lui si incazza ancora di più perché ha proprio la prova provata che lui è Babbo Natale, quindi non è un coglione vestito da Babbo Natale o Steven Seagal vestito da Babbo Natale, lui è Babbo Natale. E Scrooge
iniziato la sua carriera, tutta la sua vita, è andata a puttane per un incidente, che poi non è neanche un incidente, in realtà lo dice lui stesso, ma vabbè, però è in colpa Babbo Natale. E quindi c'è questo scontro tra Scrooge, che ha gli stivali con i chiodi, la mazzetta, il tonfa da una parte, e il nostro Babbo Natale, che ha ammazzato 600.000 persone, quindi che è grondante, stanco, pieno di tagli, pieno di lividi, che combatte per salvare il Natale, perché lui non è che ha paura di morire, lui vuole salvare il Natale perché vuole salvare il desiderio dei bambini. Lui, infatti, quando gli bruciano il sacco, lui si incazza perché dice: lì dentro ci sono i sogni dei bambini. Quindi lui, da conquistatore, da violento, da persona cattiva, è diventato il paladino che porta le gioie ai bambini. E inizia questo scontro dove il nostro Babbo Natale ne piglia un sacco, una sporta. C'è la scena, quella dove Scrooge cerca di crocifiggerlo, che è proprio figa, proprio di un doloroso. Ma poi Ah, poi appunto loro sono in mezzo alla neve, appunto c'è cioè, con questa roba epica che manco Kill Bill, cioè e la neve, loro sono lì che con il sangue che viene lanciato, schizzi di sangue sulla neve, loro che combattono, le prove, cioè danno fondo proprio tutte le loro energie, lui proprio si squarcia la mano pur di fermare Scrooge, e alla fine sono lì in un abbraccio mortale mentre Scrooge praticamente sta cercando di pugnalarlo e sono lì contro le macerie di questa casa in mezzo a questa neve, questa atmosfera estremamente epica, estremamente figa. E a quel punto Babbo Natale usa l'ultimo barlume di magia del Natale, che è appunto la sua capacità di smaterializzarsi e risalire il camino. Però come lo fa? Lo fa abbracciando Scrooge e portandoselo dietro. Poi si ritrova con un tronchetto in mano, che è quello che rimane in cima al camino con sto cazzo di coso senza braccio, senza gambe, senza testa che sanguina. Mamma mia. Sì. Sì, Madonna, è una roba orribile. anche perché mentre Babbo Natale si teletrasporta, Scrooge praticamente viene risucchiato in questo camino, che poi tra l'altro è il camino di una casa abbandonata che piglia fuoco, quindi è tipo anche un rudere il camino, e tu vedi praticamente Scrooge che sembra vittima di un alien abduction, sembra che lo stiano risucchiando col raggio traente, finché poi non si comprime per passare il camino. E quella scena lì fa veramente, veramente schifo al cazzo, possiamo dirlo. Sì, E la cosa che. perché poi vedi proprio Babbo Natale in cima al camino che si trova sto cazzo di coso. Vieno lì. La cosa più bella di questa cosa è che in realtà Babbo Natale, per sua missione, cioè non ha mai capito bene bene come cazzo funziona la magia del Natale. Cioè, lui, nonostante siano passati millenni, non ha capito pienamente le regole, diciamo, dei suoi, come cazzo possiamo dire, dei suoi poteri Poteri. natalizi, chiamola così. Quindi no, quella scena lì, però il finale ve lo lasciamo. Però quella scena lì, secondo me, minchia, vale tutto il film. Beh, Sì, assolutamente. io ero proprio convintissimo che Scrooge gli avrebbe fatto il culo, perché poi Sì. lui stava perdendo, cioè lui stava No, ne ha morendo lì. prese tantissime, cioè ha combattuto come un leone, ma era troppo stanco, era troppo conciato. E quello là era troppo ben preparato, cazzo, che cazzo di ramponi sui piedi. Mamma mia, ragazzi. Lì è stato epico. Porca miseria, è stato epico. Sì. Sì, perché non te l'aspetta. Allora, l'altra cosa che mi è piaciuta è che, a differenza di altri film dove, come si può dire, dove lo vedi che non sanno come cazzo chiudere le cose, quindi si inventano queste puttanate, no? Cioè, tipo, perché c'è un personaggio che ha la plot armor e non può morire. Qua minchia no, cioè qua è proprio il colpo di genio che ti Sì. svolta la cosa, ti dici: minchia, che cazzo, cioè sei un cazzo di genio, cioè che cazzo ti devo dire, sei un cazzo di genio. No, davvero, io quella scena di sicuro l'uccisione migliore del film. Poi a seguire e tra l'altro grande idea quella di tenerla come ultima, cioè quella è la scena finale, proprio il climax finale del film. Però
poi a seguire appunto i tizi frullati nel tritatrucio, nel tritaligna, ma in generale tutta la scena tutta quella scena lì dall'inizio alla fine è un capolavoro del cinema action, gore e natalizio. E poi vabbè, anche le altre uccisioni, ma già dalla prima, ma perché anche la prima, cioè già in un film normale gli avrebbe infilato la stella nell'occhio e sarebbe finita lì. Qua invece no, cioè, stella nell'occhio, l'accende la corrente, questo qua rimane fulminato, va giù e gli prende fuoco la testa. Io direi, basta. Sì, Cioè, sì. E tra l'altro, cioè, ragazzi, ve lo diciamo, in questo film muoiono un catafotto di cattivi. Cioè, non vi immaginate quel classico, quel film del cazzo dove muoiono 10 persone. Cioè, qua Babbo Natale secca un cazzo di esercito. Cioè, sì, uccide tipo 50 persone da solo. Ma proprio easy. più qualcuno ucciso dagli altri. Sì, che sono tipo come si può dire, che sono tipo degli incidenti di percorso. Lui è un figa, un cazzo di killer. Mamma mia, ragazzi, che bello. Eh sì, questi sono i film che ci piacciono. Sì, lo consiglio anch'io, figa, super mani basse. Super mani basse. Nel suo essere un film cacciarone, cazzone, però funziona tutto. Questo secondo me sarebbe un film che andrebbe, cioè tipo in una serata, se uno dovesse fare una cozzaglia di film di questo tipo, ci starebbe bene con Cabin in the Hood. È uno di quei film così, dove non c'entrano un cazzo le ambientazioni, ma il tipo di film è un po' quello lì. E invece una roba che dico io sulla visione, mentre tipo Rare Export o Christmas, Bloody Christmas, magari li consiglierei mentre ci si mangia una pizza con gli amici, questo qua no. Questo qua io proprio, ragazzi, sedetevi con una bella tazza di vin brûlé, il panettone da pucciarci dentro e guardatevelo, perché godete a guardarlo sto film. Fate 2 ore a essere felici davvero. È la magia del Natale, questo film è la magia del Natale. Sì, assolutamente. Per cui, Carcasse, è stato bellissimo avervi con noi nel 2023. E ci rivediamo l'anno prossimo e dopo questo excursus su Babbi Natali io mi sento un po' più buono, tu? Sì, assolutamente, anche perché Babbo Natale non farò mai più incazzare in vita mia. Sì, ma perché alla fine a Natale siamo tutti più fuori, per cui ci sta. Esatto, Dai. concordo. Per cui direi buonanotte Carcasse Putrescente, un ciao da Jack e un ciao da Nick. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Alla prossima, carcasse schifose.